Vlahovic si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Cuadrado. Rabiot. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Bentancur. Pallone promettente, il difensore può... Ottimo salvataggio! Paolo Dybala, la gioca corta. Va al cross. È ben posizionato e spazia via la palla. La Juventus ha un piano di gioco tutto sommato elementare. Sì, Fabio, semplice ma efficace. Se hai gli uomini giusti in mezzo, cercare il cross è sempre una buona idea. Rabiot. Cuadrado. Cuadrado, il suo pallone è morbido. Ecco Cuadrado. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Salta e colpisce di testa. Niente da fare, ha perso una buona occasione. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Bonucci. Alla peggio nello scontro di forza. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Dybala. Ramsey. Tentativo di allungare il gioco. Riesce ad intercettare. Matuidi. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vlahovic recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Gli alti ritmi di gioco e la capacità di ripiegare quando è necessario sono tra le migliori qualità di questo giocatore. Matuidi. Provano a ripartire da dietro. C'è la palla lunga in avanti. Ramsey riconquista la palla. Trova il... Dybala! E si ripartirà con una semplice rimessa in gioco. Si riparte con un fallo laterale. Benassi. Vlahovic. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Non riesce a mantenere il possesso. Chiesa. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Pallone lungo in verticale. Cristiano Ronaldo. Bentancur. Dybala con una buona possibilità. Ramsey. Miracolo di Dragoschi. Spazza il più lontano possibile. Matuidi. Calcio di punizione per la Juventus. E qui forse meritava un giallo. Il richiamo per adesso è solamente verbale.
Dybala. Dybala! E anche stavolta niente di fatto, incredibile. È vero che chi semina raccoglie, ma devono anche essere spietati quando è il momento, altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Gli avversari stanno sbagliando tanto, ma bisogna dare il giusto credito a questa difesa. Palla in avanti, verso il compagno. Cuadrado. Ceccherini. Era ben posizionato e intercettato il pallone. Da lì può segnare. Grande occasione. Rabiot. Bentancourt. Cerca di pescare il compagno col filtro. Cristiano la toglie dalla porta. Si esprime in un buon intervento. Qui bisogna lodare l'estremo difensore. Non si è fatto superare. C'è il colpo di testa. Ha fallito una clamorosa occasione. Qui è riuscito a tirare nonostante l'opposizione degli avversari. Bonucci prova a scavalcare avversari con una palla lunga, libera tempestivamente. Cuadrado. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un tè caldo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Non puoi sperare di vincere una partita se non tiri mai in porta. Va bene la prudenza, ma oggi le squadre stanno esagerando. Nessuno ha trovato il gol, si chiude 0-0 al primo tempo. Si riprende con il secondo tempo. La Fiorentina ha avuto fortuna nel primo tempo. Ha rischiato parecchio e creato pochissimo, lasciando il controllo della gara completamente in mano agli avversari. È in ottima posizione. Chiesa, ottima progressione, palla al piede. Vlahovic, passaggio in avanti nello spazio. Rabiot fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Arriva Cristiano Ronaldo. Pulgar, di forza. Sembra che si trovino davanti a un muro. Passare è difficilissimo. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Vlahovic non ha esitato a farsi sotto e ha avuto la meglio. Prova a verticalizzare. Rabiot. L'avversario ha avuto la meglio. Eiseric riesce a rubargli il pallone. Lungo passaggio in avanti. E passa! C'è spazio per calciare! Si libera della palla ed evita complicazioni. L'azione riprenderà con una rimessa laterale. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Douglas Costa avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Matuidi. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Gioca con un pallone lungo. Rimessa con le mani. La Juventus decide per un'altra sostituzione. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte.
si fa trovare pronto, intercetta la rimessa. Emre Can. Bell'anticipo, pericolo sventato. La mette in avanti. Recupera il pallone scivolata, l'arbitro dice che si può proseguire. Ecco Dybala. Rabiot. Pessella. Riconquista la palla. Mette il turbo. La mette sulla sinistra. Contrasto molto deciso. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. La Fiorentina al calcio di punizione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Chiesa si prepara a battere a rete. Non è vicinissimo, ma chissà. Chiesa! Che gol spettacolare! Che meraviglia! Che gol fantastico! E segnano il primo gol dell'incontro. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Segnare fuori casa per primi non è facile. I tifosi si aspettano di sicuro una reazione della loro squadra. Rabiot. Un solo gol a referto fino ad ora cruciale. E così siamo evidentemente sull'1-0. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. La Juventus ha optato subito per un altro cambio. E dopo aver subito il gol, l'allenatore prova a correggere qualcosa nell'assetto difensivo. La decisione è giusta. Bisognava cambiare qualcosa e l'allenatore ha fatto bene a farlo subito. Costa. Traversione di Douglas Costa. La Juventus ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Proprio così. Alza la palla in profondità verso un compagno. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Bonucci. Bonucci la fa sua. Cristiano Ronaldo. Douglas Costa. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Ai ai, stanno correndo rischi davvero inutili. Benassi. Calcio di punizione per la Juventus. Costa. Intercetta il passaggio, pericolo. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Matuidi. Devono cercare di portarsi avanti adesso, però non resta più molto tempo per cercare di segnare. La Fiorentina sta ribaltando tutti i pronostici. Scodella in avanti. Enrique. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Matuidi.
Dybala con una buona possibilità. Costa! E gol! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria. La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. Situazione di parità perfetta. Siamo ormai nel finale di gara. Non c'è più tempo, finisce qui. Finisce dunque in parità e a prescindere dal risultato è stata davvero una sfida spettacolare e molto equilibrata. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Bella partita, molto intensa. Entrambe le squadre volevano vincere e non hanno mollato un secondo. Credo che in fondo non possano essere amareggiate da questo risultato. Si chiude qui il nostro collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Sono io che ringrazio te, Fabio.